Stefania Costantini, medaglia d'oro nel doppio misto di curling alle Olimpiadi di Pechino, ha contribuito con la sua vittoria a far conoscere agli italiani questa antica disciplina sportiva. Come nasce la tua passione per il curling? Io sono di Cortina e quando ero piccolina ho conosciuto fortunatamente una ragazza che già giocava curling e avevano bisogno di qualche altra ragazza per fare questa squadra. Così sono andata a provare e da lì non ho più smesso. Quanti anni avevi? Avevo 8 anni. Sì, quindi dai, gioco da qualche anno adesso, più o meno, ne ho 23, più o meno 15, dai. Il curling è uno sport di squadra, aiutaci a capire i ruoli ma soprattutto i nomi dei personaggi che entrano in gioco. Noi siamo in 4 sul campo più una riserva e i ruoli sono, noi li chiamiamo con nomi inglesi perché il curling viene dalla Scozia, nasce dalla Scozia. E quindi ci sono il lead che tira per primo, il second per secondo, il third per terzo e poi c'è lo skip, che alla fine è il mio ruolo, che è quello che solitamente tira per quarto e decide un po' la strategia di gioco. Quando si guarda una partita di solito si sentono tanti numeri e questi in italiano, in inglese o nella lingua in base al tipo di squadra contro cui si gioca, e quelli sono sempre termini specifici per indicare la velocità dello stone, quindi più o meno dove si ferma lo stone. Poi, quindi non sono numeri a caso, no? No? Perché per chi lo vede la prima volta sembra. Invece in realtà ci sono proprio delle posizioni sul campo che vengono indicate con dei numeri. So che il curling, come il rugby, vive del terzo tempo, ma con una differenza. Nel curling chi è che paga da bere? Paga chi vince. Andiamo a brindare allora con un calice di prosecco Doc Rosé. Andiamo.